Benvenuti, ben ritrovati in questo nuovo video. Allora, oggi, come avrete già letto dal titolo, andremo a vedere come fare una maglietta personalizzata stampando semplicemente una foto da casa, quindi una roba che possono fare tutti. Me l'avete chiesto da un po', dopo anche soprattutto il video che ho fatto dei pantaloni, dove appunto vi faccio vedere come customizzare dei pantaloni a casa. Se non l'avete visto, vi lascio il link qua sotto in descrizione. E molti mi avete chiesto principalmente tre cose. Uno, Vittorio, perché non ti tagli quei capelli? Perché... cosa, come cazzo me li taglio? Se me li taglio da solo viene un casino e non posso fare altrimenti. 2. Vittorio, indossi sempre la stessa felpa? La risposta è sì, perché è comoda, non ho motivo di cambiarmela, tanto non devo uscire con niente e nessuno, per cui indosso sempre gli stessi vestiti, io e la mia solitudine. E terza cosa, mi avete chiesto, Vittorio, come posso fare più o meno la stessa cosa con una maglietta? Benissimo, oggi sono qui per fare questo, per cui se siete nuovi su questo canale, assolutamente iscrivetevi, è il sostegno massimo che potete darmi, ci vuole davvero un secondo, per cui cliccate quel tastino là sotto, lasciate like e adesso andiamo a vedere cosa ci serve. Allora, la prima cosa ovviamente è una foto che stampate su carta. Io ho scelto una foto di Madison Beer perché è figa e perché... no, principalmente perché è figa e non vedo perché io non debba farci una maglietta, per cui stampiamo la nostra foto. Poi, forbici dalla punta arrotondata o meno, come vi pare, per cui Giovanni Mucciaccia, non sto rispettando le tue regole. Poi, due tipi di carta da cucina. La prima è la carta forno, quella per cuocere, avete tutti presente, no? Che ce l'abbiamo tutti in cucina. E l'altra è la carta, la plastica, diciamo la pellicola, quella, ora se riesco magari a tirarla fuori, Gesù Birbantello. Ecco qua, questa pellicola che abbiamo praticamente tutti in cucina, immagino. Poi, 2 litri di sangue di pecora, no, quello serve per evocare un demone, però magari se raggiungiamo un buon numero di like faccio il tutorial su come evocare un demone, per cui ragazzi spolliciate per l'anticristo, dai. No, poi serve ovviamente il ferro da stiro, però quello lo vediamo dopo. Prima cosa da fare è ritagliare tutti i bordi bianchi nella foto, perché ovviamente volete solamente la foto e non il bianco della carta. Ok, ci siamo. Una cosa che prima mi sono scordato di dire, ma che mi sembrava abbastanza ovvia, è che oltre a tutto ciò ci serve anche una maglietta. Che cazzo l'ho messa la maglietta? Io prendo questa maglietta nera che sono le Hanes Supreme, questa con la scrittina Supreme qui, e quindi prendete una qualunque maglietta nera, bianca, gialla, quello che vi pare, perché ovviamente dovrete mettere la foto sulla maglietta. Dopo aver eseguito questo passaggio dovrete prendere la pellicola, questa qui, e fare questo. Strappate un pezzo di pellicola e metteteci la foto sopra. Una volta fatto ciò la dovete più o meno arrotolare nella pellicola, ovvero coprirla completamente nella pellicola, se solo non fossi così disadattato. Questo forse è il passaggio più stressante di tutti, però vi assicuro che si può fare. Poi chi mi segue su Instagram sa che io ne ho fatte alcune anche con le foto di Juice WRLD, di XXX, e sono, le magliette vengono abbastanza bene. Ora vedrete magari il risultato, adesso parlo così e poi viene una merda, per cui meglio non parlare mai prima. Una volta fatto una roba di questo tipo, ci servirà adesso il ferro da stiro. Adesso vado di là e prendo il ferro da stiro e vi faccio vedere in breve qual è il passaggio da eseguire. Una cosa fondamentale è che nel ferro da stiro non ci deve essere acqua, per cui non deve fare vapore, perché potrebbe rovinarsi la stampa e quindi venire male la maglietta. Per cui levate l'acqua, serve solamente che il ferro sia caldo. Questa è una cosa fondamentale, sennò il lavoro non viene bene. Adesso ci servirà un pezzo di carta forno che andremo a utilizzare col ferro da stiro. La cosa che bisogna fare è mettere la foto sotto alla carta forno e poi tutto quanto sopra al ferro da stiro e passare ovviamente sotto a tutto la maglietta. Per prima cosa sul ferro da stiro va la maglietta, poi questa e poi sopra la carta forno e poi ci passate il ferro da stiro sopra, solamente caldo, vi ricordatevi. Thank you.
Questo è il risultato finale della maglietta, che non è venuta malissimo. Anzi, mi aspettavo venisse un po' una merda. Invece alla fine, anche con questo effetto un po' retro della maglietta, secondo me è molto carino. Se fate una roba del genere, taggatemi in una storia su Instagram, vi reposto, voglio vedere tutti i vostri risultati, cosa vi inventate, magari se fate un disegno vostro sulla maglietta, cosa stampate, potete ovviamente farne quante ve ne pare e sbizzarrirvi completamente. Per quanto riguarda i lavaggi, è normale che dopo qualche lavaggio si inizi a rovinare, perché appunto è una cosa fatta molto a casa. Però potete farne quante ve ne pare, per cui tutti i passaggi di come si fa l'avete visto precedentemente. Fatemi sapere cosa ne pensate, spero di esservi stato utile. In cambio, se non siete ancora iscritti, assolutamente iscrivetevi, ci vuole un secondo ed è davvero importante. Detto questo, sono curioso di vedere i vostri risultati, per cui taggatemi in una storia Instagram. E penso che per oggi sia tutto, lasciate like, commentate e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!